Allora, buonasera a tutti, grazie a tutti i partecipanti e a quelli che vorranno trascorrere insieme con noi questa mezz'oretta di divulgazione, di informazione, avendo le nostre giornate abbastanza svuotate di ogni tipo di altra attività. L'argomento che tratteremo oggi è un argomento che credo possa interessare perché il problema del rassodamento cutaneo è sicuramente un problema che è abbastanza frequente e legato soprattutto anche a condizioni di vita non assolutamente perfette, un'alimentazione un po' incongrua, uno scarso apporto di alimenti a base secca, un'attività fisica magari più intensa del normale. Quindi spesso e volentieri noi vediamo che questa qualità del tessuto tende progressivamente a perdere quel valore, quella consistenza, quella compattezza che invece a noi tutti piacerebbe. La radiofrequenza, che è un sistema terapeutico assolutamente importante in più settori della medicina, perché spazia dalla fisiatria, dalla rieducazione, dalla terapia del dolore, fino ai trattamenti più invasivi e dedicati a un certo tipo particolari di pazienti, la radiofrequenza è sicuramente un sistema che ci permette in maniera tranquilla, serena, senza grossi problemi, senza particolari invasività in ambito terapeutico, di ottenere dei risultati in quanto attraverso un riscaldamento endogeno che l'energia prodotta dagli apparecchi di radiofrequenza stimola nei tessuti e quindi portando la temperatura più o meno intorno alla temperatura di 40-42 gradi a livello cutaneo, consente la formazione di nuovo collagene, una rigenerazione del derma e conseguentemente una riattivazione di tutti quei processi che sono la base per poter favorire un miglioramento della qualità tessutale. La radiofrequenza si applica in questo modo, come vedete dal filmato, un manipolo che poi vedremo molto particolare rispetto a tutte le altre radiofrequenze, emette dei segnali sullo stesso piano della superficie di lavoro del manipolo stesso e questa energia che viene trasferita al tessuto e quindi si trasforma in riscaldamento endogeno, favorisce poi la rigenerazione di tutto quello che è il meccanismo di attivazione dermica attraverso il collagene, i fibroblasti, l'acido ialuronico, l'elastina e tutto quanto favorisce un miglioramento qualitativo del tessuto sul quale andiamo a lavorare. La particolarità del sistema EndiMed come radiofrequenza è una particolarità che è legata al fatto che mentre normalmente per i trattamenti in ambito ortopedico, fisiatrico, quello che sia, noi abbiamo un elettrodo che invia il segnale e un elettrodo che lo riceve, in ambito estetico si è capito che non è necessario attraversare tutti i tessuti in maniera indiscriminata, ma distribuire il segnale semplicemente a livello della superficie dermoepidermica sulla quale voler lavorare. Quindi sono stati proposti i manipoli bipolari, i manipoli multipolari, per cercare di favorire una distribuzione di segnali in quelle zone di cute sulle quali volevamo andare ad agire. Il salto di qualità è stato fatto dal sistema EndiMed, nel quale noi abbiamo che più generatori di segnale, pilotati da un sistema software che li dirige, più generatori di segnale riescono, lavorando in sequenza, a distribuire il segnale in maniera più completa e più profonda sui tessuti nei quali vanno a lavorare. Quindi vedrete che questi manipoli sono forniti di terminali, di elettrodi terminali, dai quali parte il segnale e il segnale poi si approfondisce nel derma e nei tessuti sottostanti. Abbiamo vari tipi di manipoli per tutte le esigenze, da quelli più piccolini, più fini e delicati per poter lavorare nelle zone delicate degli occhi, del contorno occhi, della zona palpebrale inferiore e superiore, nella zona delle zampe di gallina, quelle zone che sono particolarmente care a tante nostre pazienti che vogliono avere uno spianamento di quel distretto che frequentemente va incontro a manifestazioni di rugosità. Questo è un manipolo assolutamente delicato,
al quale poi si associano altri manipoli, come questo che vedete che ha più elettrodi e anche più grande e che permette ovviamente di lavorare su superfici più estese, nello specifico le guance, ma anche la zona frontale, ma anche la zona del collo. Ci sono poi manipoli dedicati con una strutturazione molto particolare che hanno un obiettivo anche più distrettuale. Alcuni, come il mini shaper, per la zona della mandibola e del collo, in quelle situazioni nelle quali c'è anche un leggero aumento della adiposità del tessuto, oppure lo shaper, come vedete qui in azione, che è molto più largo e molto più ampio e che ovviamente ci permette di coprire una superficie di lavoro maggiore, come quella per esempio della zona addominale, ovviamente, o della zona del cheval, dell'esternocoscia. Questo tipo di manipoli ovviamente hanno una superficie di lavoro, vedete lì c'è quel disegno, per cui ogni zona deve essere gestita secondo una superficie ben definita che è funzione del manipolo che noi andiamo a usare. Quindi se abbiamo bisogno di lavorare su superfici più estese dovremo moltiplicare il numero delle zone su cui lavoriamo. E poi l'ultimo manipolo che è stato dedicato al lavoro, al rassodamento e anche alla riduzione del grasso a livello delle zone dove questo si può accumulare, è il manipolo contour che sfrutta non solo l'attività specifica della radiofrequenza, ma lavorando con un sistema di aspirazione, svolge tanto un certo massaggio nel tessuto, una specie di quel massaggio che si faceva una volta con le mani di Pinze Roulet, ma in più svolge anche la potenzialità di potersi approfondire come segnale ancora di più nei tessuti e quindi favorire anche un intervento nelle zone dove ci sono accumuli adiposi per favorirne la riduzione e la rimozione. Questo è l'ultimo manipolo della serie e che noi abbiamo accolto con grande interesse e con grande piacere perché ci permette di svolgere, soprattutto in quelle situazioni nelle quali la quota di tessuto adiposo e di cellulite è un po' più evidente, un po' più abbondante, ci permette di essere anche più energici e più efficaci. Come vedete, si può lavorare non solo sull'addome, non solo sul crop de cheval, ma anche nell'interno coscia, perché insieme alla riduzione dello spessore adiposo si riesce a ottenere anche un notevole ricompattamento del tessuto e quindi una migliore silhouette delle zone che noi siamo andati a trattare. Qui vedete alcuni dei risultati di alcuni miei colleghi, qui del collega Mayoral di Miami, USA, che ha trattato appunto quella zona che dicevamo prima, quella zona perioculare delle cosiddette zampe di gallina. E che è una zona abbastanza delicata. Molti dicono che è approccio prevalente della tossina botulinica, però ci sono pazienti che magari la tossina botulinica non la gradiscono, non l'apprezzano, non la vogliono utilizzare e conseguentemente noi abbiamo la possibilità di offrire degli ottimi risultati anche in questo caso. Qui vediamo invece il trattamento di una zona che per le donne è molto importante, è la zona della mandibola o del jowl, che dir si voglia, quando si crea quel leggero accumulo di adipe nella zona vicino al mento dell'angolo della mandibola e che ovviamente trattata nella maniera giusta può riprendere una silhouette ottimale, una silhouette più giovanile e dare al viso un aspetto molto più svelto, molto più giovanile. Qui ancora vedete come possiamo andare a lavorare in un'altra zona che spesso e volentieri è abbastanza critica, quella zona nella quale tra il sottomento e il collo si accumula una leggera quota di tessuto adiposo, oltre che spesso anche soltanto una lassità tessutale. Ovviamente la radiofrequenza è uno dei meccanismi principali per poter lavorare in queste zone, per favorire una rigenerazione cutanea, quindi non solamente intervento aggressivo come si può vedere nella ristrutturazione, ma anche intervento di rigenerazione, cioè noi consentiamo al tessuto di ripristinare quelle che possono essere delle condizioni ottimali, tipiche di un soggetto più giovane, di un soggetto che abbia una qualità del tessuto migliore.
Qui abbiamo invece un'altra zona molto, molto frequentemente colpita nelle donne con le famose collane di Venere. Quindi noi riusciamo, lavorando in maniera assolutamente tranquilla, serena, non invasiva, non cattiva, diciamo così, ad ottenere degli ottimi risultati, perché riusciamo a ridare quell'elasticità, quella tonicità e quella compattezza del tessuto che normalmente per tanti motivi e per tante situazioni anche di vita spesso si finisce col perdere. E se ci andiamo ad addentrare anche in altri distretti, quelli del corpo, una zona che è difficilissima da trattare, ma difficilissima da trattare anche da un punto di vista chirurgico, è la zona tricipitale, cioè la zona del braccio, che tende a cadere per una questione di gravità molto significativa. Lo stesso dicasi anche per l'addome, perché lo stesso addome è una zona dove frequentemente si hanno contemporaneamente problemi di accumulo o di rilassamento cutaneo, due problemi che possiamo risolvere in un unico modo, in un unico sistema, con interventi di radiofrequenza. Qui vedete un prima e dopo con bellissimo risultato, anche l'ombelico è migliorato. Qua vedete come la silhouette addominale, questa è la mia paziente, la silhouette addominale migliora. Vedete qui anche quella piega tipica che si viene a determinare nelle pazienti che non sono state sottoposte a cesareo, come quella piega, quella specie di piccolo grembiulino venga assolutamente spianato con un intervento abbastanza semplice e facile come quello di una radiofrequenza, quando questa è efficace. Qui anche nei soggetti di sesso maschile possiamo avere dei risultati. Vedete come la silhouette dei fianchi si è assolutamente allineata. O anche quando abbiamo situazioni di tipo retrattivo, questo tipico festonamento della cute con queste grosse pieghe, con questi grossi cedimenti, la qualità del tessuto migliora in maniera assolutamente evidente con la radiofrequenza, l'unico sistema non invasivo che ci permette di ottenere risultati. E così anche nella cellulite, vedete qui una cellulite abbastanza avanzata, con tante manifestazioni tipiche della cellulite, non solamente volumetriche, ma anche qualitative, con queste infossature, con queste bucce d'arancio, come ottiene dei risultati fantastici con un trattamento di radiofrequenza. Anche qui non solo abbiamo un miglioramento da un punto di vista volumetrico, tanto per l'addome, tanto per la zona del gluteo. Qui invece quando non abbiamo, ecco, è passata la foto, qui invece quando non abbiamo un accumulo comunque importante di tessuto adiposo, ma abbiamo semplicemente una condizione di cedimento del tono cutaneo, come con l'aiuto e l'ausilio della radiofrequenza riusciamo a ridare quella compattezza, quella omogeneità, quella tonicità del tessuto che è andata persa. La radiofrequenza è sicuramente una delle prerogative terapeutiche di facile impiego, assolutamente ben accettata dalle pazienti, ma che ci permette di ottenere risultati fantastici, ovviamente con una certa progressività nel tempo, perché non è un intervento che può essere paragonato a interventi chirurgici che sono risolutivi in una volta, sono interventi che devono essere fatti in maniera abbastanza regolare, con periodi di accentuazione del trattamento e periodi poi magari di riposo, di mantenimento. La radiofrequenza, secondo me, oggi è una terapia che tanto in ambito medico quanto in ambito estetico la fa da padrone per una serie infinita di problematiche e di patologie. Professore, io la ringrazio moltissimo. Diciamo che possiamo chiudere per oggi la nostra puntata. È stata, credo, molto esaustiva. E diciamo, rimandiamo il tutto. Arrivederci. Grazie ancora a tutti. Grazie ancora a tutti. Arrivederci. Arrivederci.